Ladies, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui dopo veramente passato un sacco di tempo dall'ultima volta in cui ho fatto un trucchi fashion. Forse anche perché ho fatto veramente tantissimi brand ormai. Per chi non conoscesse trucchi fashion, vi dico velocemente di che cosa si tratta. È una rubrica di video che faccio dove vado a testare e provare insieme a voi per la prima volta prodotti make-up di brand che tipicamente sono conosciuti per il fashion, quindi per la moda, l'abbigliamento, accessori, eccetera, eccetera. Ho già fatto in realtà una volta un episodio sui trucchi di Shein, ma c'è stato un aggiornamento. Shein ha fatto una vera e propria linea che si chiama She Glam. Tra l'altro, adesso che va tantissimo di moda TikTok e Shein va un sacco di moda anche lì, ho scoperto che un sacco di persone, soprattutto ragazze più piccole, lo chiamano Shein. Se volete sapere la vera storia, Shein anni fa, tipo fino a 5 anni fa, si chiamava She Inside. Hanno poi accorciato il nome e per logica, se una volta era She Inside, rimane Shein, non Shein, però ognuno poi lo può chiamare effettivamente come vuole. Tant'è che è uscita questa linea che si chiama She Glam. Ho avuto l'opportunità di scegliere qualche cosa, il sito mi ha scritto per mandarmi queste cosine, ma le mie opinioni sono sempre reali, 100%. Quindi direi di iniziare subito. Voglio partire dagli occhi. Non ho preso un primer, quindi vado a stendere poi questo qui di Revolution. Molte di queste che proveremo sono proprio delle novità uscite in questi giorni e me l'ha dato anche un codice sconto che potete utilizzare per acquistare trucchi da She Glam. Il pacco è questo qui, è arrivato e era inconfondibile, cioè c'è scritto Shein ovunque. Le palette sono arrivate così, sono ancora chiuse, non le ho aperte, ho aspettato voi, praticamente imballate in modo tale da evitare il più possibile che si rompano degli ombretti. Sembra quasi che non ci sia nulla dentro, vi giuro, sembrano state messe in generale nella box per non far rompere le cose, ma devono stare per forza. Scusa. Ma devono stare per forza qui dentro. Sembra che ho aperto l'uovo di Pasqua. Amore, non ho mai visto delle cose impacchettate così bene in tutta la mia vita. Sono stra impacchettate. Mi piace il feeling, è in soft touch e qui c'è questo riquadro oro metallizzato. Questa qui che ho scelto è la Seafoam Palette. Spero ci sia uno specchio. No! Questi sono i 9 colori e sono veramente molto particolari. Ce ne sono alcuni stra particolari che hanno dentro più di un colore, quindi poi se ne formerà un terzo unendoli con le dita o con il pennello. Mi ricordo anche un po' le palette, un po' di Kylie, un po' di Colourpop. Penso che non hanno messo lo specchio per risparmiare su qualcosa. Però peccato, adesso vediamo. Mi sa che ho toccato qualcosa, sono tutta glitterosa. Ok, ecco l'altra. Questa qui invece si chiama Bubblegum Palette. È troppo carina, ha un sacco di rosini, violini, lillini e poi tipo dei lime. Non so quale usare. Ma sai che mi danno un po' il vibe delle Huda, quelle nuove che proprio... Il vibe delle Huda Pastel lo dà anche a me, soltanto che appunto sono molto più grosse, quindi come dimensione un po' più Kylie forse. Sì, Kylie e Colourpop comunque sono bellissime. Voglio vedere assolutamente come si comportano. Forse vi faccio votare su Instagram, con le palette però chiuse. Ok. Sta vincendo la Bubblegum di tantissimo su Instagram, quindi l'ho cominciato a sbocciare per capire con che cosa abbiamo a che fare. A parte che si vede solo il verde, non so perché. Ok, dai, si vedono un po' tutti. Questi sono i metallizzati e sono praticamente dei topper. Vedete che quando la luce non li colpisce sembra che non ci sia nulla, quasi trasparenti, quindi non vanno a colorare la palpebra ma a dargli un riflesso magari bagnato. Soprattutto questo mi piace tantissimo rispetto agli altri. E invece questi sono i matte e mi sembrano poco iscriventi, sono 5 opachi e 4 metallizzati. Sì, non sembrano granché, infatti mi dispiace non avere qui con me una base molto più coprente della Revolution. Ok, siamo pronti, 1, 2, 3. Vado a mettere, vediamo un po' comunque come si comportano. Metto tutto il primer. Sicuramente voglio utilizzare tutti e 3 gli opachi, questi, e li vorrei mettere tutti quanti nella piega, quindi cerchiamo di usare un attimo l'esempio Flamingo. Ne prendo tanto perché ho paura sia poco scrivente ovviamente, quindi lo posiziono su tutta la piega tamponando. Sono un po' un casino questi uccellini, assurdo. E sopra vado con il lilla, quello che sembra un po' più scrivente, metto peach
acqua per sfumare. Io non ho mai provato quelle di Huda, però i colori pastello è difficile che rendano tanto tanto tanto. Ok, sicuramente non avremo mai e poi mai un effetto halo, un effetto smoky, qualsiasi cosa che coinvolga un colore scuro, perché un colore scuro non c'è semplicemente. Però non è male. No, è carino il pastello. È pastellino. Adesso la domanda è: cosa faccio nella parte centrale? Potrei andare a mettere Gold Link e sopra Mimosa. È proprio quello che devo fare. Però vorrei andare a ribagnare la parte centrale. Qui ce lo metteremo pure un po' di glitter primer magari. Ce l'abbiamo? Perdonami, ma dal vivo quanto si vedono questi brillantini? Sì, si vede! Cioè, raga! Per la parte centrale vado a mettere un po' di glitter primer, incrociamo le dita e prendo un pennello più piatto, a lingua di gatto. Anche se penso di volerlo utilizzare soltanto per stendere il primer e il colore, come si dice? Opaco. Poi di andare con le dita per quell'altro, quindi. I'll never forget you. Momento della verità! Glitter primer was not the best idea in the world, in fact it was mine. It was Deborah's idea. Sentite. And I was like, ok, let's do this. Ma forse lo devi mettere col dito, mo? L'opaco sul glitter primer. Ah, è opaco quello! Eh sì, sopra. Perché hai messo l'opaco sopra il glitter primer? You told me. No, I told you to use it for the glitters. Così non, c'è, non serve al cazzo che ma serve una base, perché Mimosa è solo un topper. Se no si vedeva il colore della mia pelle sotto. Non posso oggettivamente dire che non si vede. No, si vede. Però la sensazione non è the best in the world. Comunque, provo ad andare sopra con Mimosa. Magari creiamo una cosa tutta together. Ah, questo è bellissimo. Mamma mia. Abbiamo coperto e sistemato la situation, ragazzi. Fantastico. I'm super. Yay. Ok. I like it. L'unica cosa è che secondo me l'idea dell'halo non ha molto senso, avrei potuto tagliare la piega e basta. È che non c'è l'intensità nella piega, c'è soltanto questo colorino pastello che non possiamo intensificare perché non abbiamo nella palette qualcos'altro. Quindi non sono male così a prima impression, però dovete avere ben chiaro cosa potete ottenere con questa palette e cosa non potete ottenere. Questa qui è una makeup powder, questo è il colore 102. L'ho preso perché mi ispirava molto anche il packaging. La paura è che il colore mi sembra troppo scuro, troppo pescato. Dentro anche il suo puff. Oh mio Dio! È bellissimo il pack! Cioè, guarda! Qua c'è un'impronta digitale che non si vede. Tu lo tiri e qua è collegato. E cioè, è tipo antispreco. Anche le cipre di Mesauda sono così, che hanno il cushion. Però qua sembra che esca molto prodotto, ma comunque è controllato da poi questo e questo. Infatti è geniale. È bellissimo, è genialissimo. Comodissimo. Cioè, secondo me si vede molto che hanno fatto uno step. Dopo che avete visto questo video, magari andate a vedere anche il video vecchio dei prodotti di Shein. Io soprattutto nel packaging vedo questa cosa. Fondotinta, correttore e sopracciglia. Eccomi qui, ho cercato anche di farmi delle sopracciglia finte cespugliose. Vado a settare il correttore. Wow, ne prende un botto. Setto sia il viso, tipo il mento, qua, un altro, ovviamente qua. Il colore ero preoccupata, ma non è assolutamente un colore troppo scuro per me. Voglio anche provare a prenderne un pochino con il puff e a metterla sul resto del viso. Fa un effetto molto più allato. Sotto gli occhi la tengo un pochino di più. Amore, pronto anche il tuo cocktail, te lo lascio. Ma è così qua. Poco senza ghiaccio, beh? Lo sai che sarà molto più forte proprio perché non c'è ghiaccio? No, io l'ho bevuto senza ghiaccio. Tu hai finito? No, ah. No, sì, vabbè. Buono. È proprio buono, ma non so cosa sai se ci fai il ghiacciolo a questo gusto. Andando avanti, un'altra cosa che ho preso sono queste eyelashes, che erano anche molto vendute sul sito, e sono quelle volume e curvatura. Sono all'interno due paia. Allora, dal vivo, cioè a vederle dal vivo, devo dire che sono abbastanza imprecise. Cioè, abbastanza imprecise, sono anche tanto tanto lunghe. Non lo so, Rick. Guardate quanto è basso la parte che va giù, poi si alza. Cioè, sono molto molto imprecise. Sì, sono anche un po' lunghe. Comunque dovrei tagliarle a prescindere. Le applico solo nella parte finale. Vado a togliere gli ultimi due ciuffetti. Uso il Deep Love di Clio per fare una leggera linea
all'attaccatura. Poi andiamo a mettere sopra le ciglia finte. Ok, dai. Messe così. Ora questa la devo attaccare ancora bene. Le abbiamo salvate. Carino. Adesso aggiungo il mascara. Nella rima inferiore non so se aggiungere qualcosa. O solo mascara. Un po' alla rima grande. Forse solo mascara. E andiamo ad aprire la palette per il viso. Amore, che gira la testa. Come gira la testa. Questa è un'altra novità di Shiglam. Si chiama 3D Pro Face Palette. E io ho scelto la tonalità Peachy. Che tra l'altro in realtà con questo trucco non è che c'entra granché. Come vedete qui c'è scritto in lucidino, ecco. Andiamo ad aprire. Oh oh, oh oh. Allora, questo dice che c'è, cioè si può usare anche per contour, eccetera, eccetera. Ma, raga, no. Perché già posso dirvi che questa non mi fa impazzire così ad occhio. Adesso andremo a vedere. Perché c'è il blush che è luminoso, io li preferisco opachi. E questo che dovrebbe essere il contour è l'unico prodotto in crema della palette ed è completamente luminoso, decisamente non può farmi da contour. Quindi provo a prendere il blush. Io non capisco perché negli anni sempre più prodotti, soprattutto sempre più blush, devi andare a prendere tanto 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 per avere poco prodotto. Cioè io non sto neanche soffiando, facendo nulla, però si vede poco e poi mi sta evidenziando tantissimi pori quel poco che si vede. E guardate, è super luminoso. Adesso vi faccio vedere un close up. Cioè qua si vede come mi sta evidenziando i pori. Devo dire che la face palette mi sta deludendo. Voglio provare ad utilizzare anzi questo prodotto in crema qua, un po' come base per illuminante. Mi sono ricordata di aver ordinato un altro blush. Questo qui è un blush particolare. Allora, si chiama Chill Out Ombre Blush. Però la colorazione che ho scelto è la 02 Matcha. Perché praticamente mi sono ricordata che alcune cose, tipo questa della Face Palette, me l'hanno inviata loro. Altre cose invece sono quelle proprio che ho scelto io. Si chiama Matcha. Non so chi di voi conosce il tè matcha, la polvere matcha, ma è verde. E infatti questo blush, raga, è per te. Anche questo mi sembra luminoso, io pensavo di no. E nella mia testa questo dovrebbe prendere il colore della mia pelle. Ma magari non è così. Ragazzi, perché sembra un illuminante anche questo? E perché sembra che non... No way. Raga, sembra completamente verde. Cioè non prende un colore. Ma l'hai letto da qualche parte o è stata una tua supposizione? È stata la mia supposizione. Ma non ho mai visto un blush verde. Oddio. Ci resta che provare ad utilizzarlo. Oh my god. Vediamo. Oh mio dio. A parte che anche questo, come il blush che c'è nella palette, non si vede. Però dal vivo dà, a parte tantissimo, tantissimo, tantissima luminosità. Quindi fa, i miei pori fanno schifo dal vivo. E poi un retro gusto grigio verdastro. Sembri grigia veramente. Proviamo l'unica cosa che promette bene, ovvero l'illuminante. Visto che tutti i blush che stiamo provando sembrano degli illuminanti, vado a prendere questo qui e con un pennellino piccolo vado qua, che in realtà sono già illuminata, però ok, anche un po' too much, cioè sembra un ombretto, è troppo quando giro così il viso. No, raga. NCS, non ci siamo. Non so come spiegarlo questo qui, perché in realtà visto da lontano è anche bello, ma dal vivo si vede proprio che è una formula pesante, cioè sembra un ombretto. E no, non mi piace. Quando mi metto dritta si percepisce una striscia dal vivo, capito? Quindi viene bene in video, viene bene in foto, per carità, però blush e palette viso per me non... No, no. Andiamo avanti con l'ultimo prodotto. I nuovi rossetti opachi. Queste sono due colorazioni. Questi due colori si chiamano Retro Rose e Rendezvous. E sono carini i pack. Andiamo a vedere proprio il packaging del rossetto com'è. Oh, carino. Sembra, posso dire che sembra quasi di alta profumeria. Cioè un po' ispirato ai Chanel che compravo a mia nonna al suo compleanno. Questo è Retro Rose. Oh, che bello, è calamitato. Ok, super opaco, sembra super opaco. Qui anche la scritta Shiglam. Che hai fatto, mo? Non mi dica se staccato. Raga, stavo facendo lo swatch per farvi vedere il colore. È
vabbè. Il colore era anche carino, però non ci stava col trucco, quindi speriamo di non rompere anche Rendezvous. Questo mi ricordo che era nude. È un po' più raw, un po' più freddo, di poco. In realtà si somigliano molto, sul sito mi sembravano più chiari. Più nude, non sono nude. Vado a mettere Rendezvous sulle labbra. Lo tiro fuori proprio poco, giusto per poterlo applicare. Non sta neanche bene con il lila, cioè stava bene con il trucco rosa. Sì, però non è molto freddo in realtà. Ci voleva proprio un nude freddo secondo me qua. È molto molto pigmentato, burroso, si stende che è una meraviglia. E alla fine risulta comunque opaco. Cioè a volte gli opachi sono un po' più difficili da stendere. Invece questa formula è morbidissima. Anche un po' troppo, nel senso che avrei preferito usare prima una matita per i bordi. Non è neanche secondo me adattissimo al look, ci sarebbero stati meglio altri colori, però mi fa le labbra molto belle. Devo ammettere che mi va anche, se non siete amanti delle pieghette naturali delle labbra, le va a livellare tantissimo. Mi fa un po' le labbra, non lo so, un po' Ariana Grande. Devo dire che mi piace l'effetto che fa così. Mi dispiace tantissimo che il suo amichetto, il suo fratellino si sia suicidato, perché non è per niente male, come invece sono secondo me state male, ovvero tutti i prodotti viso che abbiamo provato, tranne la cipria. Forse la cipria è la cosa che mi è piaciuta più di tutto in assoluto, anche perché il packaging è iper funzionale, veramente top, numero uno. Numero due, forse la palette occhi, perché nonostante sia chiara, si vede, quindi siate consapevoli del fatto che è una palette pastello, però davvero carina. E al terzo posto questo rossetto qui. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto e che cosa invece non vi è piaciuto, e se il look alla fine è promosso oppure no. Tra l'altro, se volete vedere un video Shein Haul Fashion, quindi tutto un altro mondo però sempre Shein, fatemelo sapere lasciando qui sotto un commento. Se volete vedere altri trucchi fashion, non vi dimenticate di lasciare un like prima di andare via da questo video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi aspetto su Instagram, TikTok, il canale Test & Tell, e noi ci vediamo domenica con un nuovo video. Bye ladies, see you soon!